Ma noi sulla promozione stiamo scommettendo molto e i risultati credo che si stanno vedendo, perché con questo tipo di attività che si sta facendo, i dati che oggi noi abbiamo sono fortemente positivi. Non partecipare in maniera dignitosa ad un evento che oramai è diventato un appuntamento mondiale significa solamente andare lì e fare brutte figure. Noi invece andiamo lì, facciamo bella figura, porteremo a questa manifestazione che non è la classica manifestazioni dove c'è l'incontro tra i produttori e i venditori e i commercianti, invece si va a far capire quali sono le tipicità del territorio, le piccole peculiarità che questo territorio ha e che proprio in questi mesi sta avendo successi incredibili, non solo sui vini, sull'olio, ma addirittura le ultime attestazioni sui grandi cuochi che vengono riconfermate più di una volta, ma non solo, anche su alcuni prodotti di nicchia veramente come la ventricina, come altri prodotti che andiamo a portare, gli arrosticini come il pomodoro a pera, cioè di cose che, di cui l'Abruzzo va fiero e che l'Abruzzo può veramente dire che ha solamente l'Abruzzo e quindi invitare i turisti a visitarci. La novità è rappresentata quest'anno anche dalla proposta di questo punto di ristorazione con 13 cuochi. Ma sì, perché ripeto, le bellezze che noi abbiamo, le genuinità devono essere messe in vista. Io credo che solo così riusciamo a dare una svolta. Tutti i dati, le cifre che noi abbiamo ci danno ragione su questa scelta e noi continueremo su questa scelta. Una vetrina come Slow Food non poteva essere non attenzionata da parte di questo assessorato. Tra l'altro, ripeto, qui non andiamo a vendere i prodotti abruzzesi, ma vendiamo l'immagine dell'agricoltura abruzzese e nel vendere l'immagine dell'agricoltura abruzzese riusciamo a mettere insieme, io continuo a dire, tutte quelle cose che sono il 33% del prodotto interno della regione Abruzzo, che oggi è l'unico settore con un segnale positivo. Su questo io spero che molti riusciranno a capire l'importanza di questa attività di promozione. Grazie assessore.